Ciao a tutti dal vostro Gabboman, oggi sono tornato con la novità sorpresa che vi avevo detto, eccola qui, parteciperò ad una competizione online. Quindi andiamo subito a scegliere la mitica, indovinate un po', secondo voi chi mi posso andare a prendere? La Roma. E vai, continuiamo. Non mi prendo Real Madrid, non mi prendo Barcellona perché sarebbe troppo semplice, preferisco giocare così sinceramente, ecco, quindi andiamo. Allora, qui speriamo che capitiamo in casa anziché in trasferta, perché se capitiamo in trasferta, colui che osta la partita è quello che capita in casa. Quindi, se capita una persona che ha una connessione lenta, ci sarà tantissima lag e io perderò, perché con la lag sono una pippa esagerata. Quindi, speriamo bene. Oh, non capita. Ecco dove ti è, perfetto. North Show e giocalo in casa. Quindi, se c'è lag, ragazzi, questa è persa sicuramente. Io sono veramente scarso. Se c'è lag, è la fine. Vabbè, andiamo a fare la formazione, va. Vediamo un po'. Come state? Oh mio Dio, qua si sono fatti una damigiana di Viagra per uno. Stanno tutti arrapati, barzotti, è macello, vabbè. Allora, quindi Totti lo lasciamo lì. Poi, vediamo un po' chi c'è in panchina. De Rossi, De Rossi lo portiamo. Di certo non lo lascio in tribuna. Borriello se ne va. E poi, tra questi degni di nota, io direi che l'unico è Castagna da portare almeno in panchina. Anche se c'ha 82, però Astori e Yangambiwa sono barzotti. Quindi, al posto di chi lo mettiamo? Vediamo un pochetto. Allora, Paredes o verde secondo me, perché gli altri me li tengo tutti, quindi verde va, togliamolo. Dove stai? Dove sei andato? Mo so perso. E eccolo a posto. Ok, direi che con sta bella formazioncina dovrebbe uscirci fuori qualcosa di decente, anche se stiamo giocando contro il Real Madrid. Mica pizza e fichi, ragazzi, eh? Cioè, non sarà semplice, non sarà semplice perché comunque Real Madrid, non so se è la squadra più forte, ma sicuramente sarà una delle 5 più forti del gioco, forse la seconda più forte del gioco, perché la prima credo che sia il Bayern Monaco, ma non sono sicuro, eh? Oddio, c'è Ronaldo, quindi secondo me è la più forte del gioco, vabbè, quindi ci ha detto bene, eh? Tanto tutti con quella giocano, ma a me non me frega niente. Io voglio giocare o con la Roma o con squadre più scarse. Mi vedrete giocare sempre con squadre più scarse. Eccolo, se parte, eh? Vai, subito col pressing. Noi gli dobbiamo far strusciare una palla. Speriamo che riusciamo a fermarlo. Oddio. Eccolo, è già partito, fermato. Olebas, vai. Oddio, ma Keita è capitano. Ma come è potuto succedere? Mamma mia, ho commesso un errore gravissimo. Vabbè, eccolo, Gervinho recupera palla e la riperde subito, lo fa sempre, è proprio il suo classico. Oddio, aiuto, aiuto, eccolo qua, grande Yangambiwa, questo ci fa sentire sempre la presenza, Yangambiwa è un grande. Adesso riparto, riparto, no, non riparto perché questo c'è una difesa che è una cosa assurda. Adesso, oddio, eccolo, va, meno male, va, presa, tranquilli, oddio, mica tanto tranquillità, via, 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 eccolo, vai. Si riparte. Nainggolan, lancio, lancio per Florenzi. Florenzi va, 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 dov'ha? Fuori. Ok. Devo fare qualcosa di decente. Oddio, ma che ha fatto? Mamma mia, che rincoglionito. Vabbè. Allora, Pjanic, calcio d'angolo. Cross. Vediamo un po'. Eccolo. No, no, niente, niente. Dobbiamo recuperare sta cacchio di palla. Oddio, oddio. Vai Nainggolan, recuperalo, recuperalo. Oddio, vai Yangambiwa. Oddio, mamma mia, Benzema se prende. Eccolo, eccolo, me lo prendo, me lo prendo. Che tu dica fa? Dai, levagliela. Eccolo. Grande Maicon e riparte. Pisellone, Cervinho. Nainggolan, palla a Pjanic. Florenzi che la perderà. Sì, è a calla. Te pareva, Varane è incredibile. Ma Nainggolan è un cagnaccio. Lancia, lancialo. Eccolo che l'ha lanciato. Oddio, il portiere sta. Crossa, 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 crossa. Di mortangoletti tua. Niente da fa. 28esimo minuto. Io la vedo male sta partita, eh. Ci riproveremo, eh. Dai, con Pjanic. Passaggio, il capitano la recupera, lancialo, lancialo, lancialo. Ma quando la pia? No, con Varane non si passa, incredibile. Oddio, mo abbatto come lui a rimessa laterale. Speriamo di no. Nainggolan, eccolo.
Dai, Pettotti, eccolo, me lo sento. Il capitano fa dei cross che sono una delizia. Sono una prelibatezza. Dai, se marcate, eccolo. Mamma mia, di testa. No, c'è Vigno, eccolo, lo segno. E l'ho fatto. E vai così, 1-0. 1-0, palla al centro. E mo voglio proprio vedere. Mo voglio proprio vedere. Difendiamo a manetta, ragazzi. Catenaccio, catenaccio. Si riparte. Eccolo, grande Keita, pisellone Keita, è sempre lui, è il mitico, fa girare sta palla e mamma mia come esco. Questo sì che è buon gioco, ragazzi. Olebas, lancialo, lancialo, lancialo che l'ho fatto partire. Perfetto, ecco Florenzi. Eccolo, dai col cross, niente da fare. Va bene, dai che 45esimo ormai è finita, non credo che farà fare un'altra azione, te pareva, eccolo, mo tira in porta da qua, butta dentro. Oddio. Oddio, falla uscire, eccola là, perfetto, finisce il primo tempo, tè caldo, oddio, ho fatto un tiro un gol, porca miseria, andiamo avanti, va, un tiro un gol è bestiale, spettacolare, si riparte, dai, dall'1 a 0, dobbiamo mantenere il risultato, se ci riusciamo anche a fare un altro gol non sarebbe male, eccolo il capitano perde palla, perfetto, ma guardate Keita, che uomo, mazza, è proprio forte comunque, ecco. È bruciato subito subito. Dai. Eccolo, Cervinio si inserisce. Eccolo qua. Vai. Crossa, pisellone Cervinio. Pisellone Cervinio. Il cross è Mamma mia. Mamma mia, questo disimpegna. Si è salvato un'altra volta. Porca miseria. Queste sono palle che vanno buttate dentro. Pisellone Keita. 1-2, eccolo. 1-2, dai. Questo è fatto. Questo è fatto. Tiro i mortacci da Cieda. Mamma mia che si è mangiato. Oddio. Questi sono gol che devono essere fatti, porca miseria. Non si possono fare queste cose. Me incazzo quando vedo queste cose, perché poi perdo e mi arrabbio. Dai, e mo ci riprovo. Ecco qua il capitano, guardate che fenomeno. Ecco Pisellone Cervinio che tiene palla. Dai, mannalo dentro. No, no, vai tu, dai, mitico Maicon, fai sto cross. Guardate che cross penne. Mamma che razza di gol che è uscito, ragazzi! 2-0. Mitico, mitico. E adesso si sta mettendo veramente bene. 65esimo, sono avanti. Mi sento un po' più tranquillo. Guardate Maicon come la difende. Grande. Oddio, una perde là. Oddio, mi fa venire spasmi. Oddio. Ok, perfetto. Quindi ecco, sta andando alla meraviglia, dai, 71esimo, mandalo giù, niente, non c'è niente da fare, perfetto, vabbè. Ah, ecco, una cosa che vi volevo dire, se ci riesco a dirla senza distrarmi più di tanto, è che non farò tutte le partite della competizione in un unico video, farò per ogni partita un video. Quindi non vi perdete il prossimo video perché ci sarà la prossima partita giocata, mi raccomando. Ok, adesso concentriamoci perché se mi sconcentro alla fine più ho 4 gol filati. 80esimo, mamma mia, Maicon. Mamma mia, certe volte rischi pure te, eh. Dai. Gira sta palla, dai. Eccolo, 82esimo, dai. Fa un bello scambio, 1-2. Eccola là, mi ha spaccato i reni. Vabbè, ok. Mi ha fatto male. Io direi che questa è quasi vinta e direi che con 6 punti dovrei riuscire a qualificarmi. Quindi 3 punti sono andati, dobbiamo riuscire a farne almeno altri 3. Perché comunque gioco tutti con Real Madrid, quindi cioè uno che gioca. Oddio, che azione! Madonna santissima, questi sono gol che devono essere fatti. Mamma mia, potevo stare tranquillamente 4-0. Mamma mia, un colpo di testa in palo e l'azione di prima che era ancora peggio. Porca miseria, qua anche in gol fa la differenza per passare. Mannaggia quel porco, vabbè, oddio, ma questo si butta per terra. È disperato sto giocatore. Mi dispiace per te, però è andata così. Ho vinto io e la prima partita è andata, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, cliccate su mi piace, iscrivetevi al mio canale. E commentate. Vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Cercherò di caricarlo il prima possibile, credo a breve, in un giorno massimo due dovrei riuscire a farlo. Oddio che rating, ma che è qua? 406, oddio che vergogna. No, guardate, non ci fate caso. Ho giocato poche partite, raga. Vabbè, dai. Allora io vi saluto al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.